dai, ma che è questo? Aspetta! La nascita del Torino Calcio Femminile, per la verità inizialmente si chiamava Virgilio Maroso, è nata a Venaria, fondata da me stesso, nel 1900, settembre del 1981. Io tutto quello che guadagnavo lì con gli impianti di calcetto, tennis, bar, li mettevo in una società e siamo riusciti ad arrivare fino ad oggi, con grandi sacrifici, abbiamo fatto delle trasferte impensabili. Ne faccio un aneddoto così, c'è stato un anno che dovevamo andare a giocare a Pordenone, non avevamo neanche una lira, io svuotai le cassette delle noccioline e dei chewing gum del bar con tutti i soldi da 100 e da 200 lire, prendemmo tre macchine e un pulmino scassato, mettemmo il gasolio e andammo a giocare a Pordenone, che le ragazze portarono i panini da casa. Sei Bardolino, andiamo a Bardolino. Certe sere lo Massimo di Catallo, ma come siamo messi male? A casa non tornerei. Andiamo al Grande Fratello. È vero, dobbiamo andare al Grande Fratello, saremo famosi e quindi andiamo anche all'Isola dei Famosi. Siamo tutti qui dentro perché oggi non è una partita particolarmente importante, è una partita come tutte le altre. Dobbiamo quindi giocare per vincere questa partita e la si vince soprattutto se noi abbiamo il dominio delle nostre capacità nervose. Quindi la strategia della partita è aggredire per i primi 20 minuti in maniera furibonda, recuperare palla, andare rapidamente al tiro. Ci infligge un pesantissimo 4-0, una sconfitta che col Torino mai avevo subito prima. Per giocare così non veniamo neanche più qua, ragazzi. Che cazzo giochiamo a fare? Cosa giochiamo a fare? Abbiamo paura a giocare la palla. Quando cresciamo? Quando? Quando? Ogni volta che c'è una partita importante la sbagliamo. Ogni santa volta. Se noi battiamo il calcio d'inizio, siamo tutte nella nostra metà campo. Come cazzo è possibile prendere un gol in contropiede? Non corriamo, siamo ferme! E allora? E allora? La stessa cosa. Allora, ci dobbiamo svegliare. Fino all'età di 20 anni ero una persona molto timida. Chiusa, non parlavo mai con nessuno. E poi diciamo che le esperienze ti portano poi a maturare, a crescere. Ho un carattere un po' chiuso. Sono un po' il gruppo solitario io nella squadra. Perciò ho più dialogo con le piccoline, ma perché loro vengono vicino, sai, hanno voglia di scherzare, di sapere. Riesco ad andarci, ad avere proprio un legame forte in campo. Per me sono tutte uguali, riesco proprio a trasmettere la voglia di della mia esperienza anche a loro, no? Questa è camera mia. Allora, qua c'ho la mia foto con il grande Del Piero, perché è il mio idolo. Questo è il mio angolino un po' sportivo, così. E lì avevo 19 anni, 20 anni. Allora, lavoro al Buning, lavoro per un'impresa di pulizia, no? Sono responsabile. Iniziamo a svuotare tutti i cestini e poi puliamo tutti questi tavoli. E lavoro tutti i giorni, poi due volte al mese faccio la notte. Ok. Nella prima gara di ritorno succede quello che non avremmo mai voluto succedesse. Grazie a Cancelliere viene verso la panchina per contendere una palla, pianta la scarpa, i tacchetti sul terreno, le si gira il ginocchio e salta tutto. Saltano i due menischi, salta il crociato, salta il collaterale, insomma un infortunio disastroso, urla dal dolore. Respira. Si
perdiamo progressivamente. Sentiamo che non abbiamo più l'energia mentale per rincorrere il Bardolino. Siamo fuori dalla lotta per lo scudetto perché arriviamo secondi, inequivocabilmente secondi. Questo dice la classifica, ma il campo no, il campo ha dimostrato che siamo pari a loro. E pari vogliamo essere perché c'è una finale da conquistare in Coppa Italia e una finale da giocare in Coppa Italia. Lancia Rita! Quindi a questo punto abbiamo messo in quadro la Coppa Italia, abbiamo inquadrato il Bardolino. Sappiamo che è stata la nostra antagonista in campionato, sappiamo che lo sarà anche in Coppa Italia. Andiamo ai rigori, vinciamo noi. Noi vinciamo, perché noi non ne sbagliamo neanche uno di calcio di rigore. Neanche uno ne sbagliamo, lo sbagliano loro. Su questo noi dobbiamo lavorare fin da stasera convinte che siamo le più forti. Beh, speriamo che oggi la fortuna sia dalla nostra parte. Quindi è tutto pronto, sono pronta. E oggi c'è una grande finale e speriamo di vincere per tutti i cittadini di Torino, insomma. È bello vincere. Io personalmente ho avuto la fortuna di vincere uno scudetto e due Coppe Italia e vi assicuro che è molto bello vincere. Vorrei proprio vincere un qualcosa in questa squadra, sono proprio nata lì. E poter pensare di alzare una coppa, secondo me è una cosa bellissima. Dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto quest'anno. Ciao, Rivi. Com'è? Sto un po' tesa. Andiamo, va. La partita che vedremo è d'alta intensità e con dei colpi assolutamente straordinari, dei singoli e con un prodotto collettivo veramente all'altezza del calcio, non del calcio femminile, del calcio tout court. Quando loro ci vengono giù centralmente, i due mediani devono essere molto stretti, non devono far sì che queste palle arrivino qua, possono arrivare solo esternamente. Noi vinciamo questa partita e vinciamo la Coppa se facciamo le cose che ci siamo detti ieri e in questi ultimi giorni. Attenzione che noi vinceremo questa partita al 90esimo, 95esimo, forse andiamo ai rigori. Non dobbiamo aver paura dei calci di rigore, perché noi sappiamo tirarli e abbiamo giocatrici che sanno battere i calci di rigore. Non abbiamo paura di niente. Ragazze, non ci sono cazzi, perché noi dobbiamo vincere questa partita e la dobbiamo vincere con tutti. La partita di ritorno della finale di Coppa Italia. Il Torino deve recuperare il 3-1 dell'andata, impresa disperata sulla carta, ma nel calcio lo sappiamo, tutto può succedere. La Gueli che prende in pieno la traversa.